Ebbene, davanti a questo nome, con tanta rabbia folgorata da quelle due lampade, io mi fermai con la certezza acquistata lì per lì che questo signor Zuccarello, il quale si qualificava da sé con dolce probità distinto melodista, doveva aver raggiunto l'assoluto e dunque senza meno essere un dio. Un dio. Se ci riflettete bene, non può di conseguenza non essere un dio che abbia raggiunto l'assoluto. Un nostro pernicioso errore è questo: immaginarci che per diventare un dio bisogna attingere con straordinari mezzi altezze inaccessibili. No, amici miei, niente fuori di noi, nessuna altezza. Coi mezzi più comuni e più semplici, un punto dentro di noi. Il punto giusto, preciso, dove si inserisca quel seme piccolissimo che a mano da sé, sviluppandosi, diverrà un mondo. Tutto è qui, saper trovare in noi questo punto giusto per inserirvi il piccolo seme divino che è in tutti e che ci farà padroni del mondo. Nessuno lo trova perché lo andiamo cercando fuori, in quell'errore che debba essere altissimo e che ci vogliano mezzi straordinari. Abbagliati da vane illusioni, aberrati da ambiziose e stravaganti speranze, distratti o anche pervertiti da desideri artificiosi, quel niente, quel puntino infinitesimale, che è la cosa più comune e più semplice del mondo, ci sfugge e non riusciamo mai a scoprirlo. Ma ecco qua questo signor Zuccarello. La dolcezza stessa del suo nome, io mi diedi a pensare, l'avrà portato un bel giorno a cantare, così naturalmente come fanno gli uccellini. Si è trovata in gola una discreta vocetta e gli è bastata per distinguersi senza sforzo dagli altri. Un falso dio si sarebbe proclamato senz'altro celebre melodista. Lui no. Al signor Zuccarello, dio vero del suo mondo qual è, quale può essere, quale deve essere, basta proclamarsi distinto melodista. Tanto e non più, cioè quanto basta per essere lui e non un altro. Assolutamente bisognava che io lo vedessi, gli parlassi quella sera stessa. La sua vista, una conversazione con lui, mi avrebbero senza dubbio rimesso a posto lo spirito, ridato la calma e la fiducia nella vita. Entrai dunque in quel caffè concerto sotterraneo. Si doveva andare più giù della sala col banco di mescita che si intravedeva dalla via. Più giù, di molto. Ma in fondo non mi dispiacque l'idea che dovessi andare a conoscere sottoterra l'uomo che aveva raggiunto l'assoluto. Mi parve anzi giustissimo che non potesse essere altrimenti. «Quanto il biglietto?» domandai allo sportellino. «Sedie o poltrone?» «Ci sono anche poltrone.» «Poltrone? Sì, signore. 3 lire, compreso l'ingresso, e a scelta anche una consumazione.» Titubante guardai il bigliettaio, come per domandargli: «Tutto questo col signor Zuccarello?» «Dio sa che cosa il bigliettaio arguì dalla mia aria smarrita, perché evidentemente il signor Zuccarello era per lui un numero, come un altro del programma, e prezzi normali», soggiunse, come per tenersi fermo a un dato di fatto e l'incertezza penosa in cui quel mio strano modo di guardarlo lo teneva sospeso. «Bene, bene», dissi per tranquillarlo. Diedi le 3 lire, presi il biglietto e scesi 2 lunghe rampe di scala. Scendendo, avvertii subito che la terra si vendicava della violazione del suo grembo. Che questo grembo fosse squarciato per il riposo cieco e muto dei morti, la terra lo poteva tollerare, ma che fosse aperto e così oscenamente ad archi scosciati e la cecità fosse rischiarata con tanta sfacettaggine da 2 grosse lampade e il silenzio così profanamente offeso da canti sguaiati, strimpellii di strumenti, acciottolio di stoviglie, risa sconce e applausi, questo no, questo non lo poteva tollerare. Ed ecco la sua vendetta. Nonostante gli sforzi del proprietario, la luce elettrica e le musiche, gli specchi, quel caffè concerto aveva il rigido squallore d'una tomba.
Confesso che mi sarebbe piaciuto molto trovare laggiù nelle poltrone, nelle sedie, seri e composti, con la loro brava consumazione davanti, intatta, velata di polvere, e con quel ragnetto natante, una moltitudine di morti, venuti per vie sotterranee a quel loro caffè concerto, con gli abiti neri, lustri d'umido, spiegazzati e chiazzati qua e là, e bianche gromme di muffa. Trovai di peggio. Morti in anticamera, aspiranti morti, pochissimi e oppressi d'una disperata tristezza. Ogni stato incerto è peggiore d'ogni cattivo stato certo. Si recavano alle labbra la tazza di caffè, lo sciroppo di birra, il bicchiere di menta col gesto di chi pensa, poiché è ancora necessario ch'io lo beva. E nessuno guardava verso il piccolo palcoscenico, dove una scheletrica stella italiana miagolava, prima levando le braccia come per tentare d'aggrapparsi a un acuto che non riusciva a prendere, poi abbassando le mani con grazia squacquerata. La voce di questa canzonettista e il rombo dell'orchestrina facevano una violenza orribile, d'indegno stordimento alla tragica, sconsolata solitudine di quelle poche mummie di avventori. Zitto zitto, in punta di piedi, m'appressai a un cameriere e gli presentai il biglietto per aver indicato il mio posto. «Ma segga dove vuole», mi rispose il cameriere. «Crede che non c'è nessuno?» «Già, possibile. È così ogni sera?» «Ma su per giù. Dunque, il signor Zuccarello non richiama gente?» «Chi?» «Il signor Zuccarello.» Il cameriere guardò nel programma. «Ah, già», disse. «Eh no, signore, chi vuole che richiami?» Avvilito, presi posto in una poltrona. La stella italiana, inchinandosi a vuoto 3 o 4 volte, si ritirò tra le quinte. L'orchestrina tacque. Un silenzio sepolcrale si fece nel caffè sotterraneo. Mi sorse allora, come in un lampo di follia, la tentazione di mettermi a battere fragorosamente le mani per rompere, per fracassare quel silenzio, per far balzare in piedi atterriti quei pochi taciturni, oppressi avventori, aspiranti morti. Mi avrebbero preso per pazzo. Ma che ero io a restare lì ancora per poco, in quel vuoto sotterraneo, in quel silenzio di morte? Non sarei impazzito davvero? Soffocato, m'alzai rumorosamente, con una smania esasperata di parlar forte, di gridare, di pigliarmela con qualcuno. E come il cameriere mi s'appressò per domandarmi: «Che cosa ordina, signore?» «Niente», gli risposi ad alta voce, «non ordino niente. Lei ha detto che il signor Zuccarello non richiama nessuno? Sappia intanto che ha richiamato me!» Avvenne quel che avevo immaginato. Tutti, anche i suonatori dell'orchestrina, si voltarono sbalorditi a guardarmi. Parecchi si levarono a sedere. Il cameriere, così basito, mormorò: «Ma io non ho mica inteso d'offenderla, signore!» «No, no!» seguitai con sdegno e con ira. «Tanto perché lei lo sappia, e lo dica al suo direttore o al signor proprietario del caffè che fa di queste belle speculazioni, impiantare qua in un sotterraneo un caffè per fare impazzire i suoi avventori!» Un signore a questo punto mi si fece incontro, turbato, pallidissimo. Lo fissai per fermarlo a una certa distanza e lo interpellai altezzosamente: «Lei è il proprietario?» «Il proprietario, a servirla.» «Ah, bravo! La prego di dirmi se lei, scritturando il signor Zuccarello, gli aveva detto che il suo nome sarebbe apparso su, nella via, in quella tabella folgorata da 2 lampade elettriche. Il proprietario mi guardò inebetito e balbettò: «Io? Nella tabella? Il signor Zuccarello?» «Sì, signore, è l'uso.» «Ah, è l'uso!» dissi con un sorriso di trionfo. «E il signor Zuccarello dunque lo sapeva? Lo sapeva? E si è qualificato da sé? Distinto melodista?» «Sì, signore, da sé.» «Ma io non capisco.» «Lo vedo bene!» gridai. «Lo vedo bene che lei non capisce nulla! Scusi, che cosa c'è lassù?» Indicai, così dicendo, in alto, nella parete di fronte al palcoscenico, un riflettore per illuminare gli artisti alla ribalta.
All'improvvisa diversione, tutti nella sala scoppiarono a ridere e alzarono il capo a guardare dove io indicavo con fiero cipiglio. Più che mai sconcertato, il proprietario guardò anche lui. Rispose: «Un riflettore». «È un riflettore? E lei non pensa ad accenderlo per illuminare alla ribalta un artista come il signor Zuccarello? Un artista che si qualifica da sé distinto melodista, pur sapendo che il suo nome sarà esposto su, nella via, in quella tabella sfolgorante di luce». Un nuovo scoppio di risa accolse queste mie parole. Il proprietario ne fu scosso. Il primo sbalordimento si cangiò in irritazione. Forse gli balenò il sospetto che io fossi pagato dal signor Zuccarello per fare quella parte. Si scrollò irosamente e disse: «Ma io non devo dare conto a lei, se accendo o non accendo». «No, no, scusi, scusi», lo interruppi subito facendomi manieroso. «Lei deve rispettare in me un avventore, attirato come una farfalletta dal lume di quella sua tabella nella via. Un avventore che ha avuto fiducia nel signor Zuccarello e se ne promette una gioia che lei non può neanche immaginarsi». «Ma questo», si provò a interrompermi a sua volta il proprietario, non gli diedi tempo. «Questo è anche un suo tornaconto. Caro signore, qua siamo in un sotterraneo, lei lo sa bene, anzi, in una catacomba. Dia ordine, via, che s'accenda il riflettore e faccia un'altra cosa, sempre per suo tornaconto. Inviti tutti gli avventori che stanno a sbadigliare nella sala di sopra a scendere qua, a sentire il signor Zuccarello. Gratis, non importa, per una sera. È una vera indegnità che un distinto melodista come lui debba cantare alle sedie». Tutte quelle mummie d'avventori già richiamate alla vita a questa mia inattesa proposta batterono festosamente le mani approvando in coro. Il proprietario mi guardò ancora per un momento, accigliato e perplesso. Poi sorrise anche lui, aprì le braccia, si inchinò e corse su a dargli ordini. Poco dopo la sala era quasi piena, rumorosa, ansiosa per la promessa d'un godimento insperato. Il riflettore di contro al palcoscenico cominciò a sfriggere, sbarbagliando. S'accese. L'orchestrina attaccò il preludio della prima romanza e il signor Zuccarello, in marsina, cravatta bianca, guanti bianchi, si fece avanti, raggiante, accolto da uno strepitoso applauso. «Ah, miei cari amici, se l'aveste veduto!» Piuttosto piccolino, con una faccia che pareva intagliata in un saponetto da barbiere, color di rosa, con un che di caprigno nei capelli fitti, recci, tirizi, neri e anche nella voce, quando cominciò a belare appassionatamente. Per me la maggior prova, la prova più lampante che non m'ero affatto ingannato sul suo conto fu questa, che non si sforzò per nulla, tanto e non più, così nella voce come nei gesti e nei sorrisi. Dava quel che poteva e perfettamente sapeva quanto poteva dare. Nelle pause cacciava fuori la lingua, sorridendo, per umettarsi le labbra e graziosamente con due dita si tirava i polsini di sotto le maniche. Perfetto. Ma naturalmente nessuno degli spettatori riusciva a rendersi conto di quella perfezione. Sentivo che tutti tenevano la loro disillusione sospesa in una aspettativa che si volgeva dubbiosa da me a lui, da lui a me. Per fortuna, un buon acuto finale, smorzato con arte, rialzò, sostenne le sorti. Io mi affrettai ad applaudire con entusiasmo, tutti applaudirono con me, e il signor Zuccarello venne fuori due o tre volte a ringraziare, inchinandosi con una mano sul petto. Ma voi capite, amici miei, che a me non importava tanto quella sera di salvare il signor Zuccarello, quanto di salvare l'assoluto. Ne avevo proprio bisogno. E lo salvai, nonostante tutto. Voglio dire, nonostante che il signor Zuccarello, dopo lo spettacolo, mi venne incontro adiratissimo, quasi con le mani in faccia, a domandarmi conto e ragione di quanto avevo fatto, del pericolo a cui lo avevo esposto d'un fiasco clamoroso, e anche di fargli perdere la scrittura per l'inqualificabile soperchieria usata al proprietario del caffè. Stentai un poco a calmarlo, ma alla fine ci riuscii. Non solo, ma riuscii anche a farmelo amico. Lo condussi con me per più di un'ora per le vie già deserte.
Lo fece entrare in un caffè notturno perché seguitasse, bevendo una tazza di birra, a parlarmi di sé, della sua vita, delle sue speranze, dei suoi desideri. Vi figurate che m'abbia detto cose straordinarie? Siete veramente imbecilli. Mi disse le cose più ovvie, più comuni, più semplici del mondo, quali poteva dirle uno che aveva saputo trovare in sé il punto giusto, il puntino infinitesimale dove aveva inserito il seme che l'aveva fatto un Dio modesto, padrone del suo piccolo mondo. Era contento e soddisfatto di tutto, anche di cantare alle sedie in quel lugubre caffè sotterraneo, perché in quell'equilibrio perfetto che solamente può dare la piena soddisfazione di sé, egli aveva capito che a lui conveniva d'essere un piccolo dio provinciale, di condurre cioè nei paeselli di provincia la sua modesta divinità. E gli bastava perciò di poter dire, per accrescere colà il suo prestigio, di aver cantato a Roma, in un caffè concerto di Roma. Quale? Non importava. La prova maggiore della sua divinità mi fu data però da un'ombra, che appena uscì dal caffè concerto prese a seguirci a distanza per più di un'ora lungo le vie deserte. L'ombra di una donna miserabile, che potei distinguere bene quando, schiudendo timidamente la porta a vetri del caffè notturno, strisciò dentro 10 minuti dopo che eravamo entrati noi e andò a rincantucciarsi in un angolo in fondo, vestita di un abito nero, invertito e sfrittellato, con un cappellino frusto, guarnito di una piuma piangente da un lato. Sulle spalle curve una vecchia mantiglia sfrangiata. Ai piedi un paio di scarpacce da uomo. Avevo notato che andando via, egli di tanto in tanto, pian piano e come di nascosto, si voltava a lanciare indietro un'occhiata inquieta. Ma sì, lo so, avrei dovuto dirgli per levarlo da quell'inquietudine. Lo so, ed è giusto che sia così. Non credere che m'offenda il fatto che tu tenga così a distanza tua moglie e che ella sia così miserabile. Ero sicuro che lui la teneva ancora con sé, non solo per farsi servire da lei come da una schiava, ma anche per misurare da lei il cammino che aveva saputo percorrere. E parimenti ero sicuro che ella, senza muovere un lamento, faceva di tutto per tenere lui come un damerino. Dite di no? Lasciatemi ripetere, amici, che siete veramente imbecilli. Sappiate che dopo aver accompagnato fino al portone dell'alberguccio il signor Zuccarello, nel ritornare indietro, io m'ebbi, nel buio fitto della strada, un profondissimo inchino da quell'ombra. E non potei fare a meno di considerare che era giusto che ella si inchinasse così a me, poiché lo voleva in lei quello stesso Iddio a cui io ora avevo reso omaggio.